viaggio alla scoperta della città di Matino, situata a 7 km nell'entroterra da Gallipoli, sulla costa ionica del Salento, scelgo per il mio soggiorno un luogo simbolo dell'accoglienza turistica matinese. È il B&B Corte Baracca, situato all'interno dell'omonimo vicolo a Corte, dove mi accoglie il suo proprietario, Giuseppe Garzia. Il viaggio, tutto bene? Il viaggio è andato benissimo. Sei ospite a casa nostra, una di famiglia. E la vostra ospitalità è proverbiale ed eccellente. Voglio portare gli amici di Buonvento a vivere l'esperienza di soggiorno a Corte Baracca a Matino, che si chiama così perché? Questa corte, che è una tipica tecnica costruttiva del paese, sono delle strade chiuse, quindi si viveva sostanzialmente tutti molto vicini. Ogni casa era una famiglia, tutti condividevano qualcosa. Quindi corte è rimasta corte. Questa costruzione è stata fatta cavando sul posto questi tufi che voi vedete montati all'interno della struttura, quindi noi enfatizziamo questo aspetto e tutto il paese, probabilmente tutto il Salento, fatto costruito in questo modo. Si scavava per ricavare il materiale con cui costruire le dimore al di sopra. Molto bello che si arriva qui nella stradina della corte, si entra a contatto con la geografia salentina. E noi siamo una penisola, questi sono 30 km. Chi viene in vacanza ha la possibilità di visitare in 20 minuti, da qualsiasi punto si trovi, qualsiasi posto. Lecce. Questa è Lecce. Eccola qua. Poi questa abbiamo Otranto, abbiamo Leuca, abbiamo Gallipoli. Ma da Gallipoli, percorrendo tra i 7 e i 10 chilometri di una stradina di campagna, raggiungiamo Matino, dove ci troviamo noi in questo momento. Siamo in un luogo situato nel Salento sud-occidentale, a 12 chilometri nell'entroterra da Gallipoli. Benvenuti a Matino, che dai suoi 180 metri sul livello del mare rappresenta uno dei borghi più alti del Salento. Seguo Giuseppe nell'esplorazione del suo B&B e scelgo la camera. Ok. Composto da 6 suite su 3 livelli. Pochi scalini dal piano del vicolo a corte conducono alle camere soprane, irradiate dalla luce naturale e dai bagliori luminosi degli arredi, con tessuti naturali in fibra di legno. Queste stanze, concepite come mini appartamenti, sono dotate di un discreto angolo cucina e di terrazzini indipendenti con affaccio diretto sulla corte. Scopriamo altre 2 camere situate nei tipici sottani, valorizzate da arredi sobri, comodi e funzionali, con elementi di decoro minimali. È l'alcova più romantica di Corte Baracca ed è la suite più ipogea del B&B. Anche, è totalmente scavata all'interno dei tufi. Questa stanza ha indubbiamente una classica volta. Volta a volta, a volta. Sì. 21, 3. Dalla scalinata di questa tipica casa torre matinese saliamo al primo piano, dove si apre la stanza acquamarina che inneggia ai toni marini della costa gallipolina. Bianco, color acquamarina, e l'elemento caratterizzante indubbiamente, Giuseppe, è la balconata del terrazzo. Bellissimo. Che andiamo a vedere. La suite si apre su una loggia con parapetto in tufo millenario salentino. La suite più sopraelevata di Corte Baracca è un tributo al design italiano, con letto originale decapato in argento ed elementi di arredo non convenzionali. Questa stanza, indubbiamente, l'elemento più caratterizzante è quello specchio, la vignetta. È caratteristico perché è un pezzo unico, fatto da un fumettista, Willow, artisticamente rilevante. Questa è una stanza che abbiamo destinato all'omaggio per il design. Quindi vuoi sapere che stanza ho scelto? Direi di sì. This room! Io scelgo questa perché mi piace l'idea di potermi svegliare ogni mattina pensando ad una frase motivazionale. Quando desideri fortemente qualcosa, tutto l'universo cospira affinché tu la ottenga. Paolo Coelho. Mi immergo nella suite specchio di Corte Baracca, inondata dalla luce naturale, in un armonico disegno di candore e freschezza, e raggiungo la loggia per rubare qualche scatto al prospetto.
Sistemo i bagagli e vado a curiosare fra gli oggetti di cortesia a disposizione degli ospiti. Trovo asciugacapelli professionale e piastra per capelli di ultima generazione in toilette, kit di creme solari e telomare griffato per raggiungere la costa distante pochi minuti da Matino. Dove lunghe distese sabbiose e coste rocciose disegnano l'incanto del paesaggio mediterraneo salentino e diventano scenario di magnifici tramonti sullo Ionio, col cielo infuocato dalle mille sfumature rosa-arancio. È arrivata una mystery box che all'interno contiene la colazione di corte baracca, 3 pasticciotti e un cornetto alla crema, e c'è anche un vassoio con colazione salata. Buona colazione a tutti e buon vento! Dall'alto di questo terrazzo abbiamo goduto l'ennesimo magico tramonto su Gallipoli. Questo è il terrazzo del B&B Corte Baracca. Questo B&B diventa il quartier generale dei percorsi alla scoperta di Matino. Dall'alto dei terrazzi, da cui si ammira questo magico panorama. La chiesa madre, la torre dell'orologio, i terrazzi del palazzo marchesale. Sale e si scende, passeggiando sotto archi rampanti, tra edicole votive, simboli storici del paese. E poi si scende nel profondo della terra, alla scoperta dei frantoi ipogei, dove per secoli si è prodotto l'olio, simbolo della produzione agricola di questo lembo di terra, e dove si va alla ricerca di tesori dismessi, che oggi tornano a risplendere di nuova luce. E dall'alto dei terrazzi matinesi, sospesi sulla linea dell'orizzonte serale di Gallipoli, buon vento. Questa è la terra dei tramonti, questa è la terra del calore, questa è la terra del bello.